Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games, io sono Carlo e oggi siamo qua di nuovo su Battlefield 4 ragazzi per continuare la serie, per sbloccare l'SR338, ovvero quel fucile che ti danno insieme a Naval Strike e che ormai credo che tutti conosceranno. Comunque sì, dobbiamo fare questa assegnazione che si chiama, credo sempre letale, adesso io non mi ricordo, ho un piccolo vuoto di memoria e comunque se non sbaglio dobbiamo fare 5 kill col C4, ne abbiamo già fatte 2 nello scorso episodio e tre nastri, fucile tiratore scelto, del quale due ho già fatto io, per i cavoli miei. E questo altro fucile da tiratore scelto non sono altro che 7 kill nella stessa partita di cecchino, quindi sì, nello stesso turno, quindi nella stessa partita. Magari facciamo subito. E là! E ne facciamo subito una, attenzione, partiamo così col video. Oh mio Dio, che cacchio esplode. No, quello lì muore, giuro che muore. Dov'è? Sbam! Come ha fatto a non morire? Oh mio Dio, mi stanno tirando il mondo, mi stanno tirando. Attenzione, giuro che. Oh mio Dio, i colpi passano i muri. Dov'è? Eccolo. No. Dove cacchio era? Dietro al muro. I bug di Battlefield. Non ci posso credere. Vabbè, ragazzi, comunque sia. Una kill importante è che l'abbiamo già fatta. Ne mancano 13-4. Perché due l'avevamo fatta appunto nello scorso episodio. E 6 di cecchino a questo punto. Andiamo su sto elicotterino, vediamo se riesce a portarci in qualche posto sperduto nel mondo. Andiamo alla conquista del mondo, vai. La barca, lì c'è qualcuno. Bam, sì, se faccio ste kill, ragazzi, è finita, è proprio il pro. Questo, intanto questo qui si sta facendo distruggere l'elicottero, è meglio che scendo, perché cioè, è meglio così. Intanto vediamo se mi ha visto questo. No, mi ha visto. Sono morto. Me lo immaginavo, ragazzi, era troppo bello sopravvivere. Però vabbè ragazzi, le barche non so com'è, in Battlefield, ma ti vedono anche se sei sott'acqua, però vabbè, dettagli. Proviamo ad andare qui, tipo qui, non so, qua, qui sì. Vediamo se c'è un po' più di tranquillità. Tipo però c'è. No, non c'è, mi sembrava di aver visto un nemico sulla mappa, però non c'è nessuno. C'è nessuno ragazzi qua. No, attenzione, c'è una barca. Ancora, magari la barca che mi ha ucciso prima mi vado a vendicare. Giuro che la faccio esplodere col C4. Esplode un po', non puoi vivere. Adesso vengo lì, ti faccio esplodere come tu neanche hai mai pensato. No, voi non mi avete visto ancora? No, mi hanno visto e morirò. Morirò, morirò. Si è buggato il C4, attenzione! Non mi hanno ancora ucciso però, eh. No, ok, mi hanno ucciso. Che due palle, ragazzi. Non ce la posso fare a farle kill di C4. È troppo difficile, ragazzi. Non so, questo episodio durerà. Sì, questo episodio di questa serie durerà secoli e decenni, solo perché dovrò fare altre 3 kill di C4, che nell'episodio precedente ci è andata di lusso, che abbiamo beccato due nemici, li abbiamo fatti esplodere, saltare per aria, e abbiamo già fatto due kill di C4. Però attenzione, questo e questo, da dove salta fuori? Questo qui è un C4 assicurato, da dietro, sba, no, sì, e una c'è, ragazzi, una kill c'è. Ne mancano solo due. Un'altra di C4 l'abbiamo fatta. Ragazzi, ci sta. Questa ci stava veramente di brutto. E quando dico che ci stava veramente di brutto, vuol dire che ci stava veramente di brutto, eh? Questa da dietro. Epico. Che cacchio fa questo qua? Che cacchio fai? Non ci puoi salire lì sopra. Comunque sì, ragazzi, da dietro, ormai da dietro non si accoltella più. Ci si va di C4 perché sei più pro. Giusto, ragazzi? E qui? Quanta gente c'è qua? Tu sei morto. Sbam! Doppia! Doppia kill di C4! E abbiamo finito le kill di C4! Ho parlato, ragazzi! Bisogna parlare più spesso! Dov'era il secondo nemico? Ah, magari era di fianco alla barca, che è esplosa la barca ed è esploso anche il nemico. Ci sta, ragazzi! Mi è piaciuta questa doppia kill! Best kill del mondo, proprio! Ci sta di brutto! Allora, vediamo qua se c'è della gente. Ci mancano solo le 6 kill. Eccolo, una. Questo qui non ha più la testa. Gli ho staccato la testa. Quindi ne mancano 5 di cecchino, se non sbaglio. Sì, ne abbiamo fatte 2. Quindi sì, attenzione, due barche. Due barche. Headshot, intanto. Ho fatto uno di quegli headshot della Madonna. Vai. Sono concentratissimo, ragazzi. Quello lì salta la testa. Non mi hai visto tu. Giuro che tu non mi hai visto. Mi sta sparando il mondo. Sba. L'ho cannato. Non ci posso credere. L'ho cannato. Sbam.
No, cannacchio di nuovo. E mi uccide uno di fianco. Ovviamente, ragazzi, no, io un uno contro uno, contro una barca, mi arriva uno di fianco, mi uccide. È troppo facile così. Ci riuscirei anch'io a uccidere uno così, però io voglio fare dei conflitti tra me e una barca, quindi per me deve essere tutto più difficile. Proviamo ad andare qua, vediamo se ci sono un po' più nemici qui in sta zona chiusa. Tipo qui ce n'è uno, sbam! No, non è neanche partito il mio colpo, ovviamente mi uccide quello di sopra, no? Camperato sopra, lui bello beato che fa il ninja, che però non lo è perché lo vedono tutti tranne me. Quindi non lo so se lo vedono tutti, però vabbè dai ragazzi. Proviamo a metterci tipo un aggressive recon, perché qua mi sto stancando a farmi uccidere così. Mettiamoci tipo un reflex. Silenziatore. No, niente silenziatore. No, niente silenziatore. E trazione diretta, vai. E facciamo l'aggressive recon. Mamma mia ragazzi, quanto tempo è che non faccio l'aggressive recon? L'ultima volta credo di averlo fatto su Battlefield 3 addirittura. Mi divertivo un sacco su Battlefield 3, sulla mappa canale di Norshar. Uccidevo tutti ragazzi, su Fanatico poi facevo il nabbo e uccidevo tutti, che shottavi tutti. Una volta il Fanatico era bello, però adesso non lo è più. No! Oh mio Dio, mi stanno facendo secco. Dov'è? Dove sei? Giuro che vengo qui, ti faccio fuori. Dov'è? È qui? Dov'è? No, dov'è? Che cacchio è? Eccolo! Da di fianco. Come sempre ragazzi, vedi, tu spari a uno, cerchi di sparare a uno perché ovviamente non ci riesci, e ti arriva uno da di fianco e ti fa fuori. Questo è Battlefield. E ti fa incazzare, perché tu sei qua che devi fare 7 kill col cecchino e non ci riesci. Ne abbiamo fatte solo 3, credo, per ora. Allora, concentriamoci, ragazzi. Adesso non parlo più. No, devo parlare perché sennò dopo voi quittate il video, quindi. Ok, ovviamente non c'è nessuno lì, lo canno totalmente. Qui sono morti tutti. Qui dentro mi sento che almeno giù. Almeno uno c'è, dai, eh. Eccolo, sbam! No, Dio, hitmarker. Hitmarker, ma perché hitmarker? 12% di vita, almeno uccidetelo. Muori, muori, è morto! È morto! Assistenza uccisione, brava, secondo me la conta. Quindi ne mancano. Ne abbiamo fatte 4, ne mancano 3, quindi ragazzi, non lo so. Sinceramente non lo so se manca, se conta anche assistenza uccisione. Noi contiamola, non si sa mai ragazzi, quindi ne mancano 3 di kill. Ovviamente lì me li uccidono tutti, quello muore. Assistenza come uccisione, quindi ne mancano 2. Dai, questa qui la conta di sicuro come uccisione. Spero almeno. O deve essere per forza una kill. Vabbè, 2 kill, ragazzi. Mi sento che ne mancano solo 2. Abbiamo 8 minuti di video in 2 minuti. Voglio far durare questo video al massimo 10-11 minuti. Abbiamo 2 minuti fare kill, per fare 2 kill. Uccidere 2 nemici. Dove cacchio sono i nemici? Dai, vi vengo a cercare io, eh. Se non vedete voi da me, vi vengo a cercare io. Di qua c'è qualcuno? No, di qua no. Attenzione. Facciamo il giro. Sono concentratissimo, ragazzi, eh. Sto sudando quasi. Andiamo qui dentro. Vediamo. Sulla minimappa non vedo nessuno. La concentrazione. Qui ne vengono fuori almeno 30, me lo sento. Eccolo! Sbam! E uno! E due! Cazzo! Quasi! Quasi, ragazzi! Quasi! Ne manca uno però, ragazzi, credo. Credo che ne manchi uno e abbiamo completato l'assegnazione. E giuro che se non ci riesco, potrei anche sclerare oggi. Perché ne manca solo uno, quindi. È tecnicamente impossibile. Torniamo su di che è meglio, che c'è più gente. Uno in 1 minuto o 2 di video. Attenzione doppia, c'è una doppia facile. No, ma perché deve esserci il mio amico lì? E non me li ha uccisi tutti e due, ovviamente. Si è fatto la doppia easy. Questo qua è troppo facile per lui ucciderli tutti e due. Là chi c'è? Attenzione, ce n'è uno su. Ce n'è uno, stanno arrivando. Eccolo, questo qui è mio, è mio. Questo qui è mio, attenzione. No, oh mio Dio, c'è la fucile a pompa. Forse non è proprio mio. Dov'è? Dov'è? Che cacchio è, ragazzi? Non lo vedo. No, quella è una barca amica. Io gli sparo perché sono deficiente. Eccolo, sbam! E lo uccide! L'abbiamo sbloccato, ragazzi, in teoria. L'abbiamo sbloccato. Vediamo se l'abbiamo sbloccato. Scopriamo subito se ci conta anche le. Perché non me lo fa, non me lo fa vedere che ho sbloccato? No, mi sa che non l'ho ancora sbloccato. Vediamo se ci conta le assistenze. Sì! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! E va a sbloccare l'SR338. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Mamma mia, che fatica fare quel cacchio di kill col cecchino. Oh, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Con solo i 2 video. Io speravo, sinceramente, che. No, più che altro che speravo. Credevo che durassero di più questa serie. Perché non avrei mai detto che sarei riuscito a fare 5 kill di C4 in solo 2 partite. Però
Però ci è andata bene che abbiamo fatto la doppia con il C4 sulla barchetta. Quindi, sbam, intanto ne muoro un altro. Quindi che dire ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, commentatemi questo video scrivendomi anche se volete vedere altre serie per sbloccare altre armi, intanto quindi mi stanno uccidendo, vabbè ragazzi non mi interessa più di niente, l'importante è che abbia sbloccato la serie 338, quindi come vi dicevo prima scrivetemi nei commenti se volete che faccia altre serie per sbloccare altre armi, nuove assegnazioni, alcune le ho già fatte ragazzi, io cercherò di fare quelle che non ho ancora fatto, arriverà a breve spero un video con la serie 338 per provarle insieme, perché ovviamente non posso aver fatto tutta questa fatica per non provarlo neanche. Quindi che dire ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like se per supportarci al 100%, noi lo guardiamo sempre, commentate questo video come ho detto prima, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, con questo video vi saluto, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!